Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, faremo il secondo haul delle cose che ho comprato per la scuola. Questo qui è un giorno diverso poiché io sapevo che questo video si sarebbe diviso in due video e praticamente ovviamente io non sapevo effettivamente cos'è che dovevo prendere per la scuola e quindi sono andata a scuola. Mi sono fatta la mia settimana di scuola e poi ho deciso di prendere altre cose perché mi servono assolutamente. Ho comprato probabilmente più cose dell'altra volta e nell'altro video infatti vi avevo detto che poi mi organizzavo bene e mettevo a posto tutti i quaderni come avevo già spiegato. Ora l'orario definitivo non c'è ancora, di conseguenza non posso proprio mettere tutto, tutto, tutto a posto, però oggi vi faccio un attimino vedere quello che ho comprato e poi cerchiamo di organizzare bene i miei quaderni, anche se ovviamente non sarà la cosa definitiva, perché appunto, come vi ho detto, io il mio orario non lo so ancora e di base non so manco ancora tutte le materie che ho, perché ora ne ho tipo 6, cioè ne ho fatte in totale 6 di materie. E, cioè sono andata a scuola, mi hanno messo questo orario in cui stiamo fino a mezzogiorno, cioè dalle 8 a mezzogiorno, e c'è matematica, grafica, perché ovviamente è la materia di indirizzo, e tantissimo, grafica l'abbiamo tipo 2 ore al giorno l'abbiamo, ma oltre a quello ci sono poche materie, ad esempio scienze io non la ho, non so perché, e vabbè, altre varie. Quindi ovviamente appunto come vi ho detto non potrò organizzare del tutto, ma voglio comunque iniziare a organizzare con voi. Qua ci sono le cose che ho preso, sono un bel po', non sembra, ma sono veramente tante. E sono andata dal cinese perché l'altra volta sono andata al supermercato all'Ipercoop, credo che voi sappiate cos'è, comunque è un supermercato normale, però era Ipercoop, non solo Coop, di conseguenza era molto grande, lì ci sono tantissime cose, solo che costano di più. E non ci avevo pensato che potevo andare direttamente dal cinese, comunque meglio. Quindi ora, che poi tante cose in realtà raga il cinese non ce le ha, tipo gli evidenziatori ho visto e ce le ha sfusi, non ha il pacchetto di evidenziatori, quindi dipende. Oltretutto sono andata anche in un cinese grande, però non aveva proprio tutto tutto quello che volevo. Ok, quindi ora peschiamo e iniziamo. Ok, questo qui. Allora, praticamente noi a grafica facciamo dei disegni. Non so come spiegarvelo, dei simboli facciamo e inizialmente li dobbiamo fare a mano e poi dopo dobbiamo trasferirli al computer. Oggi non so parlare, raga, sono appena tornata da scuola, sono stanchissima. Però ho proprio voglia di spacchettare queste cose perché io amo queste robe di spacchettare per la scuola. Come amo guardare questi video, quindi quando editerò questo video sarò veramente contenta di editarlo. E comunque, poi dopo probabilmente farò anche degli schemi perché oggi non ho proprio voglia, anche se sono stanca, però ho voglia di fare queste cose. Questo bianchetto mi servirà perché dovrò poi riempire degli spazi bianchi. In sintesi, non vi spiego quello che farò perché è grafica a scuola, quindi non vi serve saperlo, però praticamente invece di riempire con il bianchetto a penna che avete visto nell'altro video, ho deciso di comprare anche questo qua, almeno riempio più velocemente gli spazi bianchi. Il bianchetto mi è costato 1,50 euro. Poi dite giù nei commenti, alla fine del video, il totale che è venuto d'importo. Se scrivete la cifra giusta, io vi rispondo al commento con un cuoricino. Quindi mi raccomando, impegnatevi. E poi dite anche giù nei commenti se magari per voi il prezzo è troppo alto o no. Quello lì 1,50 euro ci sta. Poi andiamo avanti. Allora, raga, prima vi mostro le cose più noiose e poi dopo vi mostro le cose bellissime. Allora, qua ho preso un taccuino che ero un po' incerta a comprarlo perché, raga, come vedete nell'altro video, io i diari non li uso più e sì, sono sconvolta quando li vedo al supermercato perché da piccola pensavo, ma come fanno le persone grandi a non usare il diario a scuola? Ora ho capito, non che io sia grande, però ora ho capito perché non si usa più il diario, effettivamente, cioè, costa tantissimo e non ha senso. Mi sono presa questo taccuino con le righe ed è per quello che non volevo comprarlo, a me piacciono i quadretti tutta la vita, però vabbè, è molto molto utile perché lo userò sia come diario che tipo per scrivere il materiale magari che ci chiedono a scuola, per scrivere le cose proprio base base. E boh, un taccuino semplicissimo. Ci sta, anche se ce l'avevo già piccolino, più piccolino, tipo così, però era troppo piccolo, quindi avevo bisogno, molto bisogno, bravo.
Questo qua ha costato 1,80 euro. Ci sta alla grande, anche perché questo qui mi sembra che sia tipo di marca. Cioè, quella marca non so cosa sia in realtà, la Pigna Steel, però la vedo ovunque, credo sia una marca. Poi, un'altra cosa è... Guarda, ho preso due cose. Ops. Queste qua sono le buste trasparenti, come vi avevo spiegato. Raga, io non ho ancora aperto il mio quaderno rosso. Come vi avevo spiegato, io in queste buste trasparenti ci metterò la parte teorica di ogni materia. Ad esempio, in inglese scrivo come si forma il past simple, un esempio. Come si forma il past simple, quindi metto qua dentro appunto la teoria di come si forma e niente. Metterò tutta la teoria e dopo il past simple metterò magari come si traducono degli aggettivi, ok? Di ogni materia. E questi qua mi servono per dividere la teoria da poi... Adesso vi faccio proprio vedere, ve lo faccio davanti a voi, almeno capite meglio. Invece la parte di non teoria, ovvero gli esercizi, cose così, che servono comunque tenerli, le metterò nei fogli normali. Raga, non è semplice da spiegare, però io ve lo sto facendo vedere, perché poi mi ringrazierete un giorno, io lo so. Ma quanto è dura sta roba, oddio. Mamma mia, mi sono spaccata le mani. Ok, adesso mettiamo un foglio trasparente. Visto che tanto... Raga, si è bloccato il video perché sono le 14:30, stavo pubblicando l'altro video. Stavo dicendo, non mi ricordo cosa, comunque, prendo la bustina, ok? Qua dentro verrà messa la teoria di inglese, facciamo un esempio, ok? E la infilo qua dentro nei tondini. No, raga, si aprono oltretutto a 2 a 2. Devo spaccare le mani 7 volte, quindi... Va bene, poi... Quindi mettiamo qua dentro la teoria in questa busta, ipoteticamente, ok? La teoria che ho scritto... Riformulo. Mettiamo la teoria di matematica, ipoteticamente. Questa qua è la teoria di matematica che ho fatto con i titoli... con gli evidenziatori, che poi questa cosa qua, se volete, un giorno vi spiego il mio metodo di studio proprio preciso, se magari può essere utile a qualcuno, perché io comunque faccio tutti questi schemi, che è l'unico modo in cui riesco a studiare, anche se sembra una cosa molto molto complicata e lunga, in realtà no, perché io li faccio questi schemi nel mentre che la prof spiega. Cioè, io questi qua li ho fatti proprio mentre diceva le cose, io intanto li continuavo a fare. Che non è una cosa semplice, ma quando ci prendete la mano, raga, fidatevi. Comunque, se volete un video dedicato, io ve lo porto. Ok, quindi qua dentro mettiamo la teoria di matematica, no? Dopo aver messo là dentro la teoria di matematica, vuol dire che da qua, da qui in poi, c'è matematica, ok? Quindi mettiamo gli esercizi di matematica, ma gli esercizi di matematica non li metto dentro la busta, li metto fuori. Quindi da là in poi busta e poi busta con teoria di matematica e tutti gli esercizi di matematica che faccio. Poi quando devo cambiare materia metto un'altra busta, per inglese, busta con la teoria di inglese e poi esercizi di inglese. E continuo così. E qua ci metterò tipo 7 materie che faccio, ok? O quante ne fate voi, la metà. E poi nell'altro quaderno ad anelli ne mettete altre 7 o quante ne avete da fare. E raga, è una roba comodissima, è inutile dire, è proprio comoda. Queste buste trasparenti secondo me le ho pagate tantissimo, 1,50 euro. Pensavo molto di più, ne ho prese 20 credo. Ah no, forse 12 ne ho prese, sì, ma perché in realtà per adesso le materie sono poco al massimo, poi li vado a ricomprare. Comunque una busta per ogni materia serve, quindi non ne servono tantissime, dipende da quante materie avete, ma io non credo di averne più di 12, boh. Niente, qua ho comprato dei fogli, semplicemente. Volevo comprare il quaderno uguale a questo qua che vi ho fatto vedere, uguale a questo qui a righe, perché questo qui è a quadretti, però non aveva senso perché questo coso qui è gigantesco, però poi lo userò tutto perché i quadretti sono la mia vita, solo che invece a righe io faccio solo italiano. Quindi non aveva senso comprarmi tutto il quaderno per cosa. E quindi ho deciso di comprare questi fogli sfusi, che tanto costano anche di meno. E poi è ovviamente più scomodo scriverci sopra che un quaderno. Però visto che ci devo scrivere pochissime volte, anche perché di italiano di teoria non c'è molto,
Allora ho preferito prendere i fogli sfusi, che costano sicuramente di meno. Sono più scomodi, ma costano di meno. E questi qua li ho pagati 1,30 euro. Raga, niente. I quaderni costano tipo 4 euro, quello lì che ho preso io. Della monocromo, ma non ci sono quelli non di marca, quindi non mi rompete. Vabbè, comunque poco. Poi, andando avanti, ho comprato questi qua, che sono praticamente, questi qua raga sono utilissimi, utilissimi, sono dei divisori, divisori di, sono 31, madonna, perché ne ho presi così tanti? Vabbè, sono 31 e si cambiano ogni, hanno tipo 4 colori, quanti colori hanno? Non riesco a capire. Ok, 6 colori. Hanno 6 colori. E niente, quindi poi delle materie dovrete ripetere i colori, ma raga, non è che esistono tutti i colori del mondo. Fatto sta che ho preso questi qui, che sono oltretutto plastificati. Adesso li andiamo ad aprire, almeno vi spiego anche come li userò. Anche se in teoria credo che qualcuno di voi l'avrà già capito. Allora, prendiamo questo qua che è il blu all'inizio. Anzi no, preferisco il rosso, iniziare dal rosso. Allora, oh raga, io non so, oh, cioè, ma sto facendo un casino, ok. Allora, praticamente questo qua, abbiamo il divisore rosso. Ma è il primo? Ah no, ho preso il 29. Scusate, non volevo assolutamente fare il casino. Ah raga, l'ho aperto all'incontrario. Vabbè, non importa tanto poi. Voi, cioè poi lo mettiamo a posto bene, cioè lo metterò io a posto bene. Comunque questo qui è rosso e ipoteticamente, a parte che raga si matcha esattamente con la mia Allora, praticamente qua abbiamo detto che ci mettiamo la matematica, no? C'è la teoria di matematica. Per distinguere matematica da inglese io ora metto un divisore. Ok, qua c'è la mia matematica. Ora ne prendiamo un altro, almeno vi faccio capire ancora meglio. Questo qua sarà inglese. Poi raga, oh, non mi dite che matematica è un colore diverso dal rosso. Io matematica la identifico il rosso. È inutile dire. E inglese in viola. Sì, lo direi. Allora, quindi, qua ci saranno, ci sarà scritto matematica, ci scriverò. Qua ci sarà tutta la teoria di matematica come vi ho spiegato prima. L'ho messo pure male. Tutta la teoria di matematica come vi ho spiegato prima. Ah raga, non l'ho chiuso qua, grazie, che l'ho messo male. Tutta la teoria di matematica. Qua dietro ci saranno tutti i fogli esercizi di matematica. E qui ci scrivo inglese e inizia un'altra materia. Qua ci metto sempre la busta con la teoria di inglese e poi i fogli esercizi di inglese. Raga, questa qua è la cosa migliore che voi possiate fare per organizzarvi. Perché il metodo di studio è soggettivo, non mi veniva la parola. È soggettivo, però il metodo di studio è una cosa soggettiva. Invece una roba del genere è proprio solo per comodità e non è soggettiva, nel senso voi vi trovate per forza bene così, infatti ve lo sto spiegando per questo. È una roba super utile perché almeno non dovete portare 700 quaderni oppure magari ne perdete uno, invece così no, avete tutto dentro questo quadernone. Il problema sta nel momento in cui perdete il quadernone. Nel momento in cui perdete il quadernone, non vorrei dirlo, tappatevi le orecchie se avete meno di 5 anni, ma vi dovete... Cioè, no, tappatevi le orecchie se avete meno di 5 anni, ma siete fottuti. 2,90 euro. Questi qua sono costati abbastanza perché c'erano anche quelli di carta, però io l'ho voluto di plastica perché secondo me quelli di carta si rovinano tra pochissimo, quindi se dovete comprarli vi consiglio quelli di plastica. Se volete spendere di meno, quelli di carta, ma poi magari si rovinano, io ve lo dico. Poi... qua ho due tipi di matite, ovvero le HB, che queste qua sono costate di più perché sono 4, ma di questa tipologia non c'erano le HB. Io non so di cosa me ne faccio di tutte queste matite, ma vabbè. E queste qua sono matite 2B, mai sentite, ma le ha volute la mia professoressa di grafica. E queste qua invece HB, niente, mi servivano perché appunto le ha richieste lei
e sicuramente poi in futuro serviranno, non so cosa raga, ma sicuramente serviranno. Ovviamente dipende dal numero, cioè dal numero che vi dà la vostra professoressa, dipende dalla durezza della matita, cioè che calca di più. Credo che la 2B calchi molto di più dell'HB. Non mi insultate perché non ne sono sicura. Probabilmente sto dicendo delle castronerie assurde. Le matite sono costate l'HB 1,20 euro, che sono quelle lì da 4, e invece l'altra matita, la 2B era 1 euro, perché sono 3. E poi comunque è una matita che secondo me è più professionale rispetto all'HB, che è più comune. Poi ho comprato, raga, fermi tutti, non sono diventata una bambina di 2 anni. Ve lo giuro che questi qua mi servono tantissimo. Allora, qua dentro abbiamo i colori grandi. Sono 6 colori e non me ne fregava niente di comprarli tutti, mi serviva il nero e il rosso, che sono gli unici che useremo a grafica, per colorare appunto delle cose, dei simboli che faremo noi a mano, come vi ho detto, che poi trasferiremo nel sito. E niente, quindi mi servivano per forza, sono lavabili nel caso io mi sporcassi, quindi meglio. Però raga, secondo me, cioè io mi ricordo che questi qua della Carioca colorano molto male. Il nero è tipo grigiognolo, comunque ditemi giù nei commenti se voi li avete, perché secondo me, da quello che mi ricordo, colorano malissimo. E poi qua abbiamo stessi pennarelli, stessa marca, stessa cosa, stessi colori, però piccoli raga, perché mi servono anche questi qua sempre per grafica, perché ovviamente per rifinire, si dice così, gli spazi magari più piccoli non posso avere solo quelli grandi. E appunto come vi ho detto raga, se volete potete venire in casa mia e prendermi tutti i colori a parte il rosso e il nero, perché onestamente gli altri colori non mi servono a una beata minchia. I pennarelli grandi li ho pagati 2,50 euro. I pennarelli piccoli li ho pagati 1,50 euro. Ci sta, sono più piccoli degli altri, quindi ovviamente costano di meno. Poi andando avanti, raga, abbiamo l'ultimo articolo, vero? Sì, qua c'è un altro scontrino, non so di cosa. Abbiamo l'ultimo articolo, ossia queste due penne, che raga, mi sono accorta ora. Ah no, questi qua sì che sono gel. Niente raga, praticamente le altre che ho dato a mia mamma sono, ho preso delle penne che sono a scatto e non me ne sono accorta, queste qua invece sono a gel, io le volevo a gel e niente, non me ne sono proprio accorta perché appunto ho visto queste qua, ho detto sono a gel e non ho manco guardato le altre, invece no, sono a scatto. Io amo quelle lì a gel perché hanno proprio, cioè scrivono in maniera migliore, inutile dire, mentre quelle a scatto, tipo, è come se fossero rovinate già dall'inizio, cioè scrivono sempre male. E però c'è da dire che queste qua a gel si scaricano subito. Questo sì, è inutile dire. 1,50 euro in confronto alle penne a scatto che ho pagato 1,90 euro e sono 4, quindi il doppio. Cioè le penne gel costano molto di più, ma io lo sapevo. E niente raga, questo haul delle cose è finito. Delle cose per la scuola è finito. E è stato un bel haul, a me è piaciuto. Mi è piaciuto anche registrarlo. Ora sicuramente andrò a fare degli schemi. Come vi ho detto, se volete il mio metodo di studio, mi raccomando, scrivetelo giù nei commenti. E scrivete anche giù nei commenti quanto ho speso in totale. Chi azzecca, come vi ho detto, vi metterò un cuoricino. E niente, lasciate un like se vi è piaciuto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like. Io sono fusa. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna mia notifica, seguitemi su Instagram, mi chiamo giulie_bembe, su TikTok giularembo con www, perché lì continuerò a postare le cose che mangio ogni giorno e vi darò anche tante idee sulle ricette. Quindi mi raccomando, non vi costa niente andarmi a seguire e ogni tanto, magari mentre scorrete nei per te, io vi capito e magari se non sapete cosa cucinare per pranzo o per cena, appunto guardate i miei TikTok e prendete un pochettino di ispirazione, anche magari cosa portare a scuola per colazione o qualunque cosa. E niente, vi mando un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!